deciso di omaggiare, perché noi stiamo lavorando ad un progetto per il cinema, che si chiama il progetto In Arte Precario. Questo perché l'abbiamo pensato? Perché noi riteniamo che tutto il mondo dello spettacolo, del cinema, degli artisti in generale, dei ballerini, dei pittori, sono attività che addirittura vengono nemmeno considerate come tali. Per cui, tolti i grandi che riescono, che emergono, che diventano grandi, tutto il resto, questo mondo, vive veramente in modo molto molto precario. Allora, abbiamo assieme appunto al Festival deciso di lavorare sia a livello normativo, legislativo, seguendo grandi progetti, cioè cercando di dare forza a un settore che da questo punto di vista è molto debole. La morte della grande Anita Ekberg ci ha dato proprio lo stimolo e lo spunto di omaggiarla e abbiamo pensato di farlo con un premio. Quindi quest'anno è la prima edizione del premio Anita Ekberg, speriamo che nel prossimo anno cerchiamo di coinvolgere poi situazioni e organismi che si occupano proprio di cinema e che possano dare valore e corpo al premio. Quindi questa è la cosa più importante. La premiazione la posticiperemo un pochino perché c'è Barbara De Rossi che lei sta facendo quella trasmissione con la Carlucci, credo che sia ancora attualmente, stia facendo le prove. Quindi insomma invece poi vediamo già qui il nostro grande Andrea Roncato, abbiamo visto il Armando Buzzarda, insomma tanto noi e poi tanti amici, dalla Eleonora Vallone, Saverio, Adriano Augusto, insomma abbiamo tante amiche comunque del mondo dello spettacolo che ci seguono sempre. E due sono proprio qua vicinissime, intanto un applauso per Metis di Mea e poi la semplice insieme a Sara Patrizia Caelli, venite qua al centro con noi, con me, con Sara, io vi rispondo da questa parte così vi diamo anche il Metis, il nostro carisma. Allora, spendiamo due parole per il festival, innanzitutto mi presento perché con questa occasione sono una delle autrici del festival. Vi racconto brevemente che cos'è Tulipani di Setanera. È un festival che si occupa di cortometraggi più sociale, cerchiamo in tutto il mondo persone che sappiano raccontare la diversità a 360 gradi, quindi la diversità fisica, mentale, sociale, sessuale, religiosa, qualsiasi tipo di diversità, e la cerchiamo di raccontare con un sorriso, in pochissimi minuti. È un modo non soltanto per portare avanti dei temi, ma per valorizzare tutti i ragazzi che lavorano all'interno di questo settore. E vi assicuriamo che in Italia sono tantissimi che si impegnano all'interno delle scuole per portare avanti la loro professionalità, come registi, sceneggiatori, fonici e non soltanto come attori, che poi sono alcuni quelli che compaiono e magari conosciamo di più. Un festival che arriva alla sua 8ª edizione e che dà la possibilità a tutti questi ragazzi di partecipare con una loro opera e di vincere. Vincere un premio non porta notorietà, porta successo, porta anche tante possibilità. La nostra presidente di giuria, Sara Iannone, e il nostro presidente Andrea Roncato, farei venire qui. Sarà premiato, ma vogliamo presentarlo anche in questa occasione. Lo teniamo per tutte le occasioni. Presidente. Qua sono tutti presidenti, come il presidente di qua, presidente. Lei è il presidente. Qua facciamo un presidente. Qualcuno di voi vuole essere presidente? Presidentessa? Qualcuno di loro però sarà premiato. No, grazie per avermi invitato, grazie per questo premio molto ambito, anche perché credo che Anita per gente come noi è un nome grosso legato a Bellino, legato a storia del cinema. Lei ha già detto tutto. Tulipani di Setanera perché questo festival dove ha già detto lei riguarda le diversità, ma non diversità, in genere all'inizio quando uno pensa alle diversità pensa a quelle fisiche, motorie, o no, le diversità sono tante, quello alto è diverso da quello basso, quello ricco da quello povero, quello italiano da quello straniero, quello che è povero da quello ricco, quindi le diversità sono tante. E però se viste in una maniera costruttiva, infatti lo teniamo un sorriso diverso, con il sorriso, con la voglia di sfondare questo muro che si porta ad avere delle diversità, forse si riesce a ottenere qualche risultato. Quindi un tulipano di seta nera in un campo di tulipani bianchi è diverso dagli altri, ma anche unico, se lo guardi sotto un altro punto di vista. Quindi
no, di più lui che gli altri, quindi se lui vuole può essere addirittura superiore a tutti gli altri interruttori pariani che sono semplici e uguali a tutti i resti di interruttori. Quindi speriamo che questo nostro messaggio possa entrare piano piano nella testa della gente e comincino a considerare la diversità una cosa quasi normale. Grazie, bravissima. Tornate, vi dico soltanto due parole. Invito tutti a visitare il vostro sito di Rimani di Seta Nera, a partecipare, se volete, il 14 febbraio alla festa di iscrizioni, ma non soltanto, ovviamente immagino che non molti di voi fanno parte del mondo del cinema. Potete partecipare attivamente, perché noi lavoriamo tutto l'anno per portare avanti queste tematiche. Convegni, incontri, siamo un gruppo di persone che si associano liberamente, gratis, come dice lui. Quindi abbiamo bisogno di partecipazione, abbiamo bisogno di persone che... Purtroppo. Abbiamo bisogno di persone che rendono possibile questa crescita. La manifestazione da quest'anno è totalmente parte integrante della RAI, abbiamo una società di RAI, siamo sponsorizzati dal segretariato sociale e da RAI Cinema, che è il nostro main sponsor. Quindi aiutateci, venite a conoscere il Rimani di Seta Nera e diventate le parte. E sicuramente sarà fatto, Melis, grazie a Melis, che mi ha portato di provare con altri mani, ma la puta la sensazione è che questa sera si è prodigata per portare qui, insomma, tanti medici, tanti dottori, e questo è un settore completamente differente. Io è la prima volta che vedo durante queste iniziative una partecipazione così alta di questo settore. Allora, Melis, come ci sei riuscita? Allora, prima di tutto, la medicina è arte e molti dei medici che abbiamo invitato stasera usufruiscono dei testimoni del cinema, della televisione, della carta stampata per fare le proprie campagne. Io stasera avevo il piacere e ho fatto omaggio, spero cosa gradita a tutti voi, in particolare di portare due grandi nomi della nostra ricerca italiana, uno che è rientrato dall'America e l'altro dalla Francia. Io, se mi può sentire, mi aiuta anche Marco Mazzoni, se può venire un attimo, il professor Massimo Massetti, richiamato dal nostro governo italiano e anche dal Ministero della Salute della Francia, perché è il presidente della fondazione Dona la vita al cuore, ma è soprattutto il primo che nel 2005 in Francia è stato chiamato per il trapianto di cuore artificiale, che sarà il futuro, il divenire del trapianto. Chiederei a Massimo Massetti di venire un attimo, perché partiremo con questa campagna e lo salutiamo con volentieri, ed è il direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia. L'altro che è venuto stasera è il neoeletto presidente della Società Italiana della Tiroide, Alfredo Montecorvi, che tutti voi conoscete perché spesso gli attori sono stati al fuori carico ad Amici Friends per giocare a tennis, tra cui credo anche Andrea Locato, ma ricordo con Giorgio Meneschinkeri, per la lotta ai tumori alla tiroide. Chiederei anche ad Alfredo Montecorvi un ringraziamento in assemble al professor Filippo Crea, direttore dipartimento cardiovascolare e medicina del Policlinico Giovelli, professor Bioli, grande ricercatore anche dell'attività e qualità dei polifenoli, ricerca in America, dei vini, gli anestesisti del Sant'Andrea Policlinico Umberto I, la mia professoressa Rocco, e poi gentilmente un applauso anche al professor Ferdinando Romano e ai due direttori, di cui uno alla ribalta purtroppo per la perdita di Pino Daniele, professor Bastardone e professor Barazzoni. Grazie. Stasera potete venire e ballare, che siamo coperti, insomma, e vedete come sono al genere. Allora, io vorrei ringraziare le amiche che ci hanno consentito insieme a Patrizia, tra l'altro, di realizzare questa bella serata. Per cui se sono qui in sala, la nostra cappella, eccola qui. Ecco, Gemma Gio, un bel applauso. Rosella Antonelli, per quanto riguarda tutte le creazioni floriali e non solo. La vorrei qui con noi, spero che ci ascolti. Eccola qui, quindi le meravigliose realizzazioni floriali e non solo.
preziosi gioielli che verranno donati in premio ai vincitori. Mira, io ci terrei a spendere due parole su queste due splendide donne. Raffaella, che ha questa azienda importante, Gemmagica, delle più grandi e belle gioiellerie, ha donato, è importante che si sappia questo, perché a volte nelle serate sempre fa un tagliù agli occhi. Sono delle piccole cose. Io ci terrei, non perché poi dopo voi quando chiederete di sapete cantare, però ci terrei a dire che i gioielli che Raffaella fa sono gioielli fatti da tali persone, e quindi natural. Per cui da dove lo vedete stasera? Non è perché sono i gioielli della bancarella, non è perché voglio una bigiotteria. Proprio delle cose importanti, non ci tengo a precisare. Parliamo di una grande artista, mi onoro di indossare un gioiello della magia, amico. Grazie, grazie, grazie. E anche per riguarda la nostra amica Rosella, che ormai sono contattata da Patrizia, l'architetta dei fiori, perché in realtà lei è un'azienda e va bene che la l'architetta dei fiori. Delle cose spettacolari, l'arco che avete visto entrando, si è realizzato dalla sua azienda, è ispirata da lei, è realizzata dalle persone che collaborano con lei, e quindi per noi è stata una grande, grandissima serata. Abbiamo anche il direttore, abbiamo Piero Graus, che stasera ci ha donato 200 libri che vi doneremo all'uscita poi quando andrete a vedere. Ma per non parlare poi di Cannuccio, posso aiutare di Cannuccio, che è un ristorante una visita di presentazione, che ci ha donato una torta che voi vedrete, un documentario che poi io non voglio, non posso dire niente, perché è una cosa che ci lascerà senza parole. E quindi questo è una bellissima squadra, mi auguro penso che la serata comunque proceda, procederà bene, eccola qua, la dottoressa Iannone, guardate che meraviglia, però durante qui Regina e Sara, che tutti i nostri ospiti saranno spiegati da ogni distretto sera, che valuteranno quali sono tra questi i costumi migliori della serata. È da dire che sempre con i gioielli di Raffaella premieremo le prime tre maschere di le quali saranno premiate non solo per la bellezza dei loro costumi e la fantasia e la creatività, ma anche per come sapranno interpretare i personaggi che hanno potuto, ai quali hanno potuto ispirarsi. Per cui attenzione, perché la giuria è occulta e vi guarda, il grande fratello vi guarda. Esattamente così, e poi ricordiamo tanto pare, dopo questa sera l'operazione ha scelto il tango argentino. Abbiamo dei professionisti, dei ballerini spettacolari che veramente non solo ci daranno la gioia di vedere un spettacolo di tango, ma che si presteranno dopo a far ballare il figlio e segnare un po' di tango continuo. Bene, buon proseguimento di serata. Quando arriveranno tutti i premiati saremo qui a fare la lezione. Faremo quanto modo e adesso naturalmente buon inizio a tutti, buon inizio a tutti, buon inizio a tutti, buon inizio a tutti.